Fra, per me questa è la migliore pizza fritta di Napoli. E i cicoli sono spaziali, mamma mia, si sciolgono in bocca. È una goduria proprio, è una goduria. Ci troviamo a Napoli. Alle Case Nuove, vicino alla stazione. Beh, non mi sembrano proprio nuovissime. Non sono nuovissime, però così si chiama, che ti devo dire. E facciamo una colazione tipica napoletana, che non è la classica sfogliatella, babà, caffè, ma... Eh sì, perché uno si aspetta il dolce, no, alla mattina, siamo italiani. In realtà, in queste cose possiamo un po' avvicinarci a tutta la cultura del nord Europa. Eh sì, perché qua si fa la colazione salata con la pizza fritta. E stiamo per assaggiare la pizza fritta più buona di Napoli, quella della Masardona. Queste qua sono tutte quante le pizze che c'hanno. Questa qua è il battilocchio, e praticamente sarebbe il calzone fritto. Quello l'originale è questo qua, senza pomodoro, con ricotta, cicoli, provola, pepe e basilico. Dobbiamo fare tutta la giornata a mangiare. Allora, un battilocchio senza pomodoro. La facciamo in due, ah! Questo qua è il focone, che è il classico catino dove si friggono poi le pizze fritte. Si sono sempre fatti all'interno di olio super bollente, all'interno di questi contenitori così grossi. L'abilità del pizzaiolo sta nel non stendere le pizze con troppa farina, anzi quasi senza farina le stendono, perché poi la farina in eccesso potrebbe andare a bruciare l'olio. Come si chiama battilocchio questa pizza? Perché ai tempi della guerra c'erano gli americani e quindi non sapendo parlare, non sapendo li chiamare, li vedevano magri ed alti e quindi li chiamavano battilocchi. E quindi è rimasto questo nome. Questo è quello col pomodoro, capito? Grazie. Quello nasce come cibo da strada, cibo veloce. Tra l'altro la pizza nasce così, nasce fritta. Lo vedi così, ma è fritto, eh? Si vede che non è per nulla un po' di asciuttissimo. Guarda, fa vedere questa cosa qua, guarda quanto è asciutto. E questo sta nell'abilità di chi frigge. Poi mangiatelo e poi mi fate sapere. Vedete, secco e lungo. Prima praticamente, quando sono venuti i soldati americani, li chiamavano battilocchi proprio perché erano secchi e lunghi. Tra l'altro la questione battilocchi poi dopo è rimasta nella cultura napoletana, tanto è vero che al giorno d'oggi dire battilocchi è rimasto un po' come un'offesa, no? Battilocchi è uno... È un po' un fessacchiotto, un babasone, ah, per dire io sarei un po' un battilocchio. Comunque, tutorial su come mangiarlo, perché se questo qua l'ha denti così, ti ustioni, che cosa si fa? Si deve togliere il cappello sopra, vedete? Sta parte qua si toglie e si fa uscire tutto quanto il vapore, non so se si vede, ecco qua. Poi si preme un poco da sotto. Si fa venire fuori il condimento, così, vedete quanto è bello, e poi si può preparare all'imbocco. Il cappello si può usare pure per scarpettare l'interno del condimento, in questo modo. Mamma mia. Mm. Fra, per me questa è la migliore pizza fritta di Napoli. La pizza fritta per me è ancora più buona della pizza al forno. Ah sì, e a me è la mia pizza preferita. Quindi ragazzi, se volete una ricetta sulla pizza fritta, fateci sapere, perché questa qui è una vera goduria e poi... praticamente la può fare chiunque a casa. E i cicoli sono spaziali, mamma mia, sì. Si sciolgono in bocca. Per me veramente i cicoli valgono più della carne di Kobe, sono più buoni. Poi sai qual è la cosa bella? Nonostante che è morbidissima, comunque l'esterno rimane croccante, ti scrocchia sotto i denti, è proprio... aiuto. Lo street food definitivo questo. Ma noi che siamo degli youtuber pessimi non abbiamo fatto la fotocopertina con i battilocchi, ce li stiamo direttamente divorando. Guarda qua, quanto è ciotta. Oh, ridammi il basilico. È una goduria proprio, è una goduria. È perfetto per iniziare la giornata, colazione proprio leggera. Io non so se il fegato la pensa come te, però comunque è un ottimo modo per cominciare la giornata. La carta non c'è? Ah no. Sai qual è la cosa, Vincenzo? Che qua alle persone piace proprio mangiare, quindi siccome ci tengono e loro fanno un ottimo prodotto, vogliono farti assaggiare di tutto. Grazie Antonio. Grazie. Grazie mille. Ciao, grazie. Ciao. Che figata, ciao. Questi qua sono straccetti di pasta fritta, cioè lo stesso impasto dei battilocchi, però dolci, quindi c'è la cioccolata fondente sopra e un poco di zucchero a velo. La cosa bella di essere a Napoli è che ti offrono il cibo. Colazione salata e anche colazione dolce, vai. Fa proprio parte della cultura il cibo, quello è il discorso. Guarda quanto è fritto bene. Mamma mia, sono buonissimi, sono veramente buoni. Solo che sto temendo per le prossime tappe, perché già non dico questo sazio. Partiamo già in quinta, partiamo. E poi questo qui secondo me è il modo perfetto per fare la pizza dolce,
perché il forno secondo me perde un pochino, però il fritto, fritto è un'altra cosa, dolce rende tantissimo. Ma è fritta pure una ciabatta, è un'altra cosa. Guarda la mascherina. Wow, brava, che combinato. No, guarda qua, che devo fare prima, guarda qua. Aspetta, fatti abbassare la mascherina, fra. No, no, sarà blitz. Cioè non si sente proprio che è fritta, è asciuttissimo, è proprio leggero, eh. Esce asciuttissimo. Mm-mm. Seconda colazione di giornata a pochi metri dalla stazione di Napoli. Questa volta colazione dolce. E proprio per questa colazione dolce andiamo a provare un'istituzione delle sfogliatelle di Napoli. Eccoci qui all'antico forno di Attanasio. Io una riccia. A me la frolla. Sono le 11 di mattina. Sì. E c'è ancora fila qui fuori. No, sono le 11 di mattina e già stiamo a due colazioni. Due colazioni. Questa è la cosa preoccupante. Qual è la sfogliatella più buona di Napoli? No. Grazie. 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 Ciao, ci vediamo tra poco e dobbiamo pagare ancora. No, ma come no, ragazzi? No. Tanto, grazie. È meglio così, oh. Ce ne stiamo andando, ce ne stiamo andando. Ma cosa è successo oggi? Ma che è stato? Ok. Allora, eccole qui le due sfogliatelle. Questa qui è la frolla e questa qui è la riccia. Io sono team riccia e lui è team io frolla. Team, io preferisco la frolla. Vabbè, il mondo si divide in due persone: chi preferisce la riccia e chi ha bisogno della 104. La sfogliatella qui a Napoli si mangia caldissima perché ci sono i forni che sfornano in continuazione, anche se pure fredda ha il suo perché. Se parli un altro poco la mangiamo fredda, infatti. Sapete perché preferisco la riccia? Perché questa qua, tu il 50% lo mangi, l'altro 50% ti rimane incastrato nei denti e quindi lo mangi nel corso della giornata. Però la cosa bella è questa croccantezza che c'ha. Io le apprezzo tutte e due. Ando a favore la signora, che ci ho fatto. Da qua, guarda quanto ciotta di roba. Questa qui invece è la frolla. E all'interno c'hanno questo impasto di canditi, semola e ricotta, giusto? Dovrebbe essere una cosa del genere. La cosa bella della frolla per me è la sfoglia che c'è intorno, che io adoro per come è fatta. Penso sia la sfogliatella più buona che ho mai mangiato. L'avevo mai provata questa qua. È la sfogliatella più buona di Napoli questa. Vabbè, questa è per te, se la vuoi dare alla signora. No, si arrabbia. Ma fate pace. Mangiarla calda questa non apprezzo. Ma che buonissima. Buonissima. Peppe, procedi con l'assaggio, ti è rimasto la parte migliore. Grazie. Il culo della sfogliatella. Buonissima. Hai la stessa dizione di Antonio comunque. Buonissima. Buonissima. Sono le 11 e qualcosa. Sì. E questo è l'orario ideale per mangiare la pizza da Michele. Qua te la fanno loro, l'orario migliore. Esce una pizza molto più buona. Che però abbiamo deciso di non mangiare perché già l'abbiamo mangiata 3000 volte. Oggi dobbiamo provare roba nuova. Oddio, anche se devo dire che un po' la tentazione c'è. No dai, ci sono altre cose che ci aspettano. Quindi non mangiamo la pizza, ma dove andiamo? No, in realtà mangiamo la pizza, però mangiamo la pizza a portafoglio, sicuramente. Poi, io direi una bella frittatina perché nei nostri, la di Matteo. Nei nostri food tour la frittatina non può mai mancare. E quindi adesso direzione via dei tribunali e vi facciamo vedere un attimo che cosa si trova lì. Finalmente a casa. Eccoci al Decumano Inferiore, anche conosciuto come Spacca Napoli. E questa qua è una strada particolare perché taglia Napoli proprio a metà. Ora io mi domando, ma se questa strada si trovasse a Milano come si chiamerebbe? Scrivetelo nei commenti. Una delle perpendicolari di Spacca Napoli è San Gregorio Armeno ed è probabilmente una delle strade più iconiche di Napoli. È la via dei presepi, qua praticamente stanno un sacco di botteghe dove fanno i presepi artigianali, i pastori, tutti quanti fatti a mano. Peccato che non si mangiano, però sono bellissimi da vedere. Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, pace, saluto, amore. Una botta davanti, una botta di dietro, una botta davanti, una botta di dietro. Alza, risetta, amore. Tutto amore, olio. Tutto con la signora. Ti do paglione, stanno facendo la pizza qua, guarda. Ma che fanno? Stendono col mattarello. Guarda, guarda questa, guarda questa. Dice, sto figlio di Putin. San Gregorio Armeno porta direttamente a via dei tribunali. E via dei tribunali porta direttamente alla migliore frittatina di Napoli. Che è quella di Di Matteo. Andiamoci a sfondare. Via dei Tribunali è il vero e proprio cuore pulsante dello street food napoletano. Qui si trovano tantissimi posti, potete scegliere veramente qualsiasi locale per mangiare. Panzarotto, pizza fritta, pizza a portafoglio, quello che volete, quello trovate. Una frittatina per piacere. Vuoi pizza a portafoglio, piglia? Dai, pure una pizza a portafoglio. Grazie. Si può fare qualche ripresa dentro? È la Madonna! Ah, faccio. Questa pizzeria qua fa parte delle centenarie, quindi è una delle più antiche di Napoli.
ciao, ci ero scimato. Grazie ragazzi, grazie, buona giornata. Facciate una cosa, ma qua non lo stanno a fare, però in genere qua lo vedete che fanno la pizza fritta. In genere si mettono qua, vedi, qua sta la friggitrice e qua si mettono a fare la pizza fritta. Poi là stanno, vedi, le tavole di legno là sotto. Vedi, tengono ancora le tavole di legno. Vedi, la pasta sta là dentro. E poi la cosa bella è che la pizza si batte. Sì, qua si picchia la pizza. Si picchia proprio. Pizza a portafoglio, bella, calda, calda. E frittatina appena fritta, credo. No, no, questa qua ci avrà almeno due giorni. Questi due cibi qua sono proprio l'emblema dello street food napoletano. Chiunque voglia mangiare street food deve per forza mangiare frittatina e pizza a portafoglio. Ti faccio la spaccata della frittatina, a vedere. Mamma. Questa qui è pura poesia. Frittatina di bucatini con besciamella, carne e piselli. È Napoli. La frittatina è proprio una delle cose più buone che si possono mangiare. In questo tipo di pizza il cornicione ti serve proprio per contenere gli ingredienti, perché altrimenti ti esplode praticamente, perché è strapiena. Devo dire che usano un pomodoro che è buonissimo. Sì. È veramente buono. Ma poi la cosa figa, questa qua costerà 1 euro, 1,50 euro, sostanzialmente è un pasto. È un pasto. Te la mangi a volo. Eh sì, avete... Ma scherzi? Piacere. Quale? L'unico grande 16. Che tanta roba. Ciao, buongiorno ragazzi. Allora ragazzi, che ci fate mangiare di buono? Un colpo di mare e un colpo gourmet. Colpo gourmet composto da due frittatine speciali, una alla genovese e una alla merano con aggiunta di menta, ossia zucchine, provolone del Monaco e menta. Ci sono due arancini speciali, uno bianco specchio e provola che chiamiamo Madonnina, e uno gambero, limone e zafferano che chiamiamo limoncione. E questo qui ha vinto pure un premio in TV, questa cosa qua. Certamente. Ok, dai, facci provare questo. Ti posso confidare un segreto? Non ho mai preso un cuoppo. No, veramente. Ti giuro. Ti posso confidare un segreto? Sono sazio. Alici, calamarelle, serpioline, pezzettino di baccalà, due zeppoline e un gamberetto. Questa frittura di paranzi. Bravo. Questo qua è il cuoppo gourmet, questo qua è quello di mare. Io però sai cosa farei? Farei un cinge tattico, perché tutta sta roba non ce la faccio a mangiarmela. Allora, questo è qua lo zafferano. Sì. Un zafferano e il limone. Si sente assai il limone. È puro cantante. Non possiamo più descrivere quello che stiamo mangiando al momento. Sì. Queste sono le mie papille gustative in questo momento. Che soda! Cosa scende di sopra? Zappallo rock and roll, tu giochi a baseball, ma il suono del legamento ti devi dare la borsetta di mamma tua, va l'americano, americano, americano. Ma se nati in Italia, senta me non c'è sta niente qua. Ok, la pulita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Aspetta, forse si è fermato l'altro. No! Vince, dai, dobbiamo andare a fare il food tour, dai! Vincenzo! Sei troppo piccolo, non esco mai con te. Hai 17 mentre lui ha 23. Il mio ragazzo guida una Fiat. Un altro degli street food caratteristici che si possono trovare per Napoli è Operio Mousse. Questa è una cosa che potete trovare solo a Napoli. Di cosa è composto Operio Mousse? Immagino dal piede e dal muso. Il muso della mucca e il piede del porco. Ho già l'acquolina, guarda. Trovi pure questa qua che uccide pelle. È uno degli stomaci del vitello. E questa qui è la mia parte preferita di Operio Mousse. Assaggia. No! Assaggia! Assaggia! Non ce la faccio. Assaggia! Oh, questo qui è morbidissimo. È come mangiare una spugna al limone. Esattamente. Sai, questa qua comunque non è male, pensavo. No, non è male. Mentre questa qui è la parte dei nervetti, che è più callosa. Ma no, buonissimo per il mousse. Buonissimo. Soprattutto quando lo riempite di sale e limone. Io vi consiglio di mangiare altro a Napoli, però cioè, a molti piace. Non a me, come si vede. Dai che è buono, smettila. Dopo una giornata passata a mangiare, per liberarci da tutto quello che abbiamo mangiato, per iniziare, per resettare ed iniziare di nuovo da capo, il posto ideale è l'Ello delle Granite.
Nel caso in cui vogliate andare da Lello delle Granite, vi basterà andare su Google Maps e digitare Lello delle Granite. Questa è una di quelle cose che mi fanno letteralmente volare. Guardate qui, questo qui è pure il suo baracchino. E adesso vi facciamo capire il perché. Bisogna prepararsi psicologicamente e fisicamente a queste cose, perché deve essere velocissimo. Comincia? Vado io, ti faccio vedere così in pace. Faccio vedere come si fa. Ma a pidò. Voglio picchiare le mani. Veloce! Vai, 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 vai! Già, so che fa, sì, vai. Vai. Mamma mia. Gli devi dare il tempo di fare effetto. O passeremo tutta la giornata a ruttare da ora in poi. Però mi sento tipo Hiroshima nella pancia. Tra un quarto d'ora sei nuovo. Dai, c'è 3 ore in mano, butta giù. Ma come cazzo hai fatto? Ma tu? Dai. In 2 sorsi. Dai. Ciao. Ciao, grazie. Ne vado. Ah no, ci provo! Ah no! Ecco, questo qui è Puck Burger Store e di qua invece ci siamo noi. Se prendete da bere di fronte potete pure sedervi al tavolino. Ma innanzitutto guarda che bellina la busta che ti danno. Sì, però vorrei vedere il panino, che secondo me è ancora più bellino. Eccolo qua, ti lascio l'unboxing, tieni. Minchia, guarda quanto è pieno. Vai, spaccalo, spaccalo. Tieni. Ragazzi, ma vorreste vederci rifare una ricetta del genere sul nostro canale? Un bel panino fatto da noi, carne fatta da noi, va. Capito? Vabbè, non ci sta tanto da dire, questo qui è buonissimo, questo panino. Io mi sbilancio, forse uno dei migliori panini che ho assaggiato in vita mia. Proprio è buono. Troppo buono. È troppo buono. Se passate da Napoli, l'hamburger di Puck è un'altra delle cose che dovete per forza provare. È bello, unto, grasso, è proprio godurioso. C'ha tutto, c'ha tutto. È buona la carne, è buono il pane, è buona la salsa, è buono tutto. Ma la cosa bella è che ti sporchi tutto quando lo mangi. Ma lo sai che il pane è un'altra di quelle cose sottovalutate? Il pane dei panini? Questo qui è proprio buono, perché è soffiosissimo. E dopo questo panino ci rimane un'ultima cosa da farvi vedere. Il lettino dell'ospedale. Bene ragazzi, sono molto provato da questo Napoli Food Tour, ma finalmente siamo alla fine con un bello... Ah no, non è tutto. C'è questa cosa molto leggera, no? Questa è una bomba ed è buonissimo, un cono graffa, praticamente una graffa napoletana ricoperta di zucchero con gelato dentro, panna e lingue di gatto. Ma è l'ideale da mangiare, soprattutto con questo freddo. Cosa c'è di meglio di una cosa ipercalorica e fredda? Sei un grande, Antonio. Questo... Tieni, mangialo tu e no, i gabbiani. No, c'hai queste che fai così, raccogli. Sembra una roba molto gay e ingenui. È una porcata disumana. Seppellitemi a Napoli. Cioè questo qui è un pasto completo, sta cosa. Non sono assolutamente d'accordo. Perché? Questo è 3 pasti completi. Voglio addentare questa parte qui. Comunque è una genialata. Mamma che porcata. È una genialata. Che porcata. Ragazzi, una di quelle cose da provare prima di morire. Anzi, è una di quelle cose da provare per poi morire dopo... per morire letteralmente. Vai, giù. Ragazzi, io chiudo il video prima che Antonio schiatti del tutto. Suggeriteci altri posti da provare, anche non a Napoli, bello in giro per l'Italia, saremo felicissimi di provarli. Quindi iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate, condividete. Ciao a tutti, Wagyu. Ciao Wagyu. Vi vogliamo bene. Ciao. Tu così muori. Ma oh, già l'hai finito. Ma no.